Allora, buongiorno a tutti. Siamo qui per la nostra rubrica L'Opinionista. Un folto numero di donne, vero Cristina? La Siamo prima riuscite tavola finalmente rotonda completamente a di. creare una tavola rotonda digitale, che è un po' la caratteristica del nostro format, con Che delle. donne! Quindi abbiamo Cristina Nolli, che è il punto di vista più da fashion blogger, Luisa Mascello e Silvia Testi, che invece ci racconteranno le loro esperienze come imprenditrici nell'ambito moda, pur con delle differenze che ci faremo raccontare. E l'obiettivo di oggi è appunto sentire le loro storie, ma nel contempo capire anche come la tecnologia le ha aiutate ad avere una seconda o terza vita, perché mi sembra che tutte noi, no, siamo un po' a una, come dire, a una capacità che è proprio quella femminile di sopravvivere anche a degli studi che magari ci hanno portato prima, e mi riferisco soprattutto a Cristina, no, ad un certo tipo di lavoro, ma poi ti hanno condotta sulla rete a fare tutt'altro, giusto? Sì, in un certo senso sì, oppure diciamo questa seconda attività si è affiancata a quella che tuttora esiste, che c'era già, ecco. Magari ci racconti un po' bene e un po' meglio che tipo di trasformazioni hai avuto nell'arco di questi anni? Certo, molto volentieri. Allora, io ho iniziato con il mio blog No Time for Style, letteralmente non ho tempo per lo stile, circa 2 anni e mezzo fa. Da circa 25 anni lavoro come libera professionista, ho uno studio di traduzioni economiche e finanziarie ed è un'attività che porto avanti tuttora, quindi non l'ho mai accantonata. Però, diciamo, 2 anni e mezzo fa avevo voglia anche di fare qualcosa di completamente diverso. Il mio blog è partito assolutamente come un hobby, voleva essere da subito un blog dedicato a una certa nicchia, quella delle donne dai 40 anni in su, e non voleva essere un blog tanto, diciamo, basato sul raccontare quello che io facevo, come mi vestivo, ma piuttosto qualcosa che potesse offrire anche un valore aggiunto dell'utilità, soprattutto sotto forma di soluzioni pratiche per il quotidiano, perché come me amava la moda, no, lo stile, la bellezza, ma anche in generale il lifestyle, quindi dai viaggi, alla buona tavola, a tanti tanti argomenti che potevano interessare donne dai 40 anni in su, indaffarate come me, che avevano magari tante passioni, ma non tanto tempo per diciamo, coltivarle. Così ho iniziato e all'inizio avevo naturalmente un'audience abbastanza ridotta. Mi ricordo che i primi mesi il mio blog non superava le 10.000 visite mensili, finché non ho scoperto, ecco, la tecnologia, mi sono autoformata in settori che fino a quel momento avevo solo, diciamo, sentito dire, come il SEO, quindi tutta l'ottimizzazione per i motori di ricerca o l'utilizzo di determinate piattaforme come Pinterest per sviluppare il mio traffico. E devo dire che dopo 6 mesi, sfruttando in modo un po' mirato queste cose, imparando tantissimo sul piano tecnico, erano tutte cose che io da economista, diciamo, di cui non sapevo assolutamente niente, mi un po' esploso tra le mani, nel senso che ha avuto uno sviluppo vorticoso. Nel giro di 2 o 3 mesi le visite sono schizzate a oltre 100.000 al mese, e quindi da lì è nata poi una vera e propria piccola community di donne over 40 che chiedevano anche magari una piattaforma per condividere 2 chiacchiere. Quindi è nato, non so, un gruppo Facebook, una mailing list che oggi ha quasi 4.000 iscritte, tante altre cose, ecco. E poi, ecco, piano piano da lì ho iniziato a creare dei prodotti che sono nati proprio dalle esigenze di chi mi leggeva sul blog e che chiedeva determinati approfondimenti. E così è nata un po' l'idea che poteva non essere più soltanto un hobby, ma qualcosa di più. Ho aperto uno shop dove vendo questi prodotti digitali e ecco, in questo momento sono ancora proprio assorbita dal processo. La Quindi cosa anche cresce.
Hai un e-commerce in buona sostanza, no? Che è In un buona po'. sostanza sì, ho un piccolo e-commerce, non ho prodotti fisici, ma soltanto digitali e questo diciamo crea sia delle opportunità in più e anche qualche problema in più, nel senso le opportunità sono date dal fatto che vendendo corsi, manuali, prodotti appunto didattici sono facilmente scalabili proprio grazie diciamo a internet e a, diciamo, alla tecnologia, all'informatica, quindi invece di fare dei corsi per piccoli gruppi li posso vendere virtualmente a un numero infinito di persone. D'altra parte richiedono tutta una serie di infrastrutture come appunto il collegamento dal mio prodotto che magari è un PDF fino diciamo, all'integrazione con l'e-commerce, ecco. Sono tutte cose che ho dovuto imparare nel tempo, perché non, naturalmente non ne sapevo assolutamente niente. È un'esperienza simile anche la tua, Luisa, no? Noi ci conosciamo già da molto tempo, quindi io sono avvantaggiata perché ho scoperto Zigozago già alcuni anni fa. Ma anche nel tuo caso c'è una rinascita e anche un coltivare un hobby che era quello Sì, forse preaffaticamente. che avevo parcheggiato, io di estrazione, diciamo, vengo dal mondo dell'information technology, sono un'informatica, ho lavorato per tantissime aziende grandi e famose d'America, l'ultima era Yahoo, dopo diventando mamma mi sono data un periodo di pausa, durante il quale però non riuscendo mai a stare ferma ho cominciato a disegnare dei vestiti, degli accessori per le mie figlie. Poi andando in giro per strada la gente mi fermava e mi diceva: Mamma, ma che bello, ma chi l'ha fatto? Dove l'hai comprato? E io dicevo: Ma no, l'ho fatto io. Alla fine ho pensato di avere un talento che secondo me doveva essere sfruttato. Quindi alla fine ho preso un po' il coraggio, mi sono licenziata da Yahoo e mi sono dato un tempo di un anno per provare a iniziare a lanciare questo brand che avevo inventato. Che si chiama Zigozago perché era una delle mie canzoni preferite quando ero piccola. Chi ha la mia età se la ricorda, è una canzone di Daniela Goggi. E quindi ho iniziato e per caso sono riuscita a partecipare a una fiera della moda importante che è Pittibimbo a Firenze. Una delle prime clienti che è entrata, poi ho scoperto essere Barneys New York e dopo un mese mi è arrivato l'ordine e quindi io da lì, diciamo, fa da sé che a Yahoo non sono più tornata. Col senno di poi dico meno male perché poi non ha avuto neanche poi un trend entusiasmante, ma invece Zigozago è cresciuta, ormai sono più di 15 anni, anzi quest'anno 16 perché mia figlia è grande, 16 anni, quindi faccio veloce a fare il conto e Certo. da allora non mi sono più fermata, ma ovviamente l'informatica è sempre stata parte del mio business, soprattutto anche l'ultima parte, il fatto di lavorare per Yahoo, il fatto di capirci di pubblicità, di promozioni online, di visibilità, di gestione dei prodotti di e-commerce, questo mi ha veramente facilitato la vita. Io ho aperto il mio primo e-commerce col sito Zigozago nel 2000, quindi insomma il tempo, anzi, no, 2004 Zigozago funzionava. Antesignana, voglio dire, cioè tu e Jeff Bezos eravate in pochi. Eh sì, lui nel garage a vendere libri e io in soffitta a disegnare, più o meno siamo lì, lui ha fatto un'altra strada. Comunque, Zigozago è ancora viva adesso, ha avuto diversi cambiamenti nel corso di questi anni, dovuti proprio al cambiamento anche della tecnologia, anche degli utenti, no? Che hanno cambiato tipologia di acquisti. Io inizialmente vendevo esclusivamente ai negozi, quindi i miei clienti erano i grossi department store in tutto il mondo. Con la crisi degli ultimi, direi, 6 o 7 anni, tantissimi boutique e negozi hanno chiuso, quindi io mi sono dovuta riconvertire e fortunatamente mi è venuto in aiuto l'online per le user, quindi piattaforme, marketplace, non solo mie, quindi io avevo già il mio marketplace, scusate, il mio e-commerce, ma marketplace grossi come Amazon mi hanno aiutato a crescere e a diversificare le mie vendite. Quindi una diversificazione che un tempo poteva essere fisica, cioè tu ci hai Esatto. proprio accennato ad una fiera, no? Pitti, che è la classica Esatto.
Inspire, No, scelgono le esatto. collezioni e si è trasformata e trasportata nel digitale, no? Perché il fatto di Totalmente, avere. vorrei dire ormai quasi, perché i negozi fisici che ho adesso, i miei vecchi clienti sono rimasti proprio sulle dita di una mano, sono pochissimi che sono riusciti a sopravvivere, devo dire, purtroppo. Sentiamo anche Quindi. Silvia, perché anche Silvia ha avuto un percorso da comunicatrice, che è ancora una delle tue, no, occupazioni, quella. Condividiamo un inizio in una famosa agenzia di pubbliche relazioni a Milano. E poi hai anche affiancato anche tu un estro creativo, notevole, perché hai lanciato un tuo brand. Sono sempre occupata di marketing e di comunicazione, come diceva appunto prima Simona, no? E lavoro che la mia occupazione principale è questa, che continuo a fare. Nel 2012 ho creato una mia agenzia di comunicazione e sono sempre stata affascinata dal digitale, no? Mi sentite, Cristina, Simona? Sì. Pronto? Sì. Dicevo che l'attrazione che ho provato nel digitale già nei primordi dello sviluppo tecnologico poi è stato un elemento ricorrente nella mia formazione e a un certo punto della mia carriera professionale, siccome una delle cose che amo molto è anche l'arte, ho pensato di inventare un marchio di moda che unisse, diciamo, l'utilizzo del digitale, delle tecniche digitali, della stampa digitale, che come voi saprete è uno degli elementi correnti della diffusione dei sistemi digitali moderni, con l'arte. E volevo creare qualcosa che facesse stupore, che facesse insomma, meravigliare un po' le persone. È nato questo marchio, wow, l'ho chiamato proprio così, era presentato da una bocca rossa, tra l'altro. Che poi ho visto che poi dopo negli anni è stato un elemento parecchio ripreso anche da altri, questo tema dello stupore della bocca. Io sono partita prima nel 2016 con questo marchio qui, dove sostanzialmente che cosa ho fatto? Ho pensato di prendere delle opere d'arte di artisti noti o emergenti e riproporle su tessuti, diciamo, quali la seta, il modal, la microfibra. E sostanzialmente sviluppando attraverso l'utilizzo quindi della piattaforma digitale delle grafiche che riuscivano a riprodurre sotto forma di prodotto finito, perché veramente sono prodotti a tutti gli effetti, delle collezioni moda innovative. L'idea era anche quella di fare una sorta di innovative disruption, come dicono gli start-up, diciamo così, perché sostanzialmente anziché stampare e riprodurre su tessuto qualcosa che viene disegnato da un ufficio stile, prima, in questo caso qui si è andato a prendere, si va quello che è pronto già sul mercato, quello che è bello, quello che ha già un senso estetico, viene riprodotto attraverso le tecnologie di stampa digitale. È iniziato così questo percorso di collaborazione, che tra l'altro voi conoscete perché anche in Svizzera, all'Hack di Lugano, avevamo esposto il progetto Wow Art, con alcuni artisti affermati come Ernesto Morales, che è un pittore argentino come Fabrizio Vendramin, che ha vinto Italia Totale, fino ad arrivare anche degli artisti più emergenti, non tanto conosciuti, come la Liliana Patti, come la Sara Di Giovanni, come altri artisti. Questo progetto è sostanzialmente avuto sviluppo attraverso un sito web, attraverso i social. Ho fatto un periodo in cui ho sperimentato anche le vendite su Amazon di queste collezioni di nicchia che andiamo a creare e lanciare sul mercato. Ultimamente il progetto diciamo del 2020 che abbiamo pensato prima di Covid, in realtà dell'emergenza Covid, è nato con Luca Bragali, perché sapete tutti che tanto si parla adesso di cambiamento climatico, di meteorologia, del pianeta che cambia, eccetera, e ho incontrato lui, l'ho conosciuto alla Festival di Meteorologia del Trentino. E ho visto i suoi scatti, sono scatti che vengono, sono un esploratore che ha girato parecchi paesi, 125 paesi in tutto il mondo, e gli ho detto, senti Luca, ma una collezione sostenibile non l'abbiamo ancora fatta, perché non utilizziamo qualche tua fotografia e realizziamo una produzione sulle tematiche della salvaguardia del pianeta,
quindi con fotografie di animali in via di estinzione, abbiamo gli orsi polari, il ghepardo, dei soggetti veramente stupendi, e la riproduciamo su tessuti ecologici. E lui mi ha detto: "Wow, possiamo farlo questo?" Mi ha dato sostanzialmente alcuni scatti, ovviamente riproduzione riservata, che abbiamo utilizzato. Quindi è nata questa collezione che stiamo lanciando proprio ora in questi giorni con Save the Planet, che è una fondazione che sostiene il pianeta, sostiene l'ambiente, e che verrà sostanzialmente venduta attraverso una campagna social media, attraverso una campagna etica. Cioè sostanzialmente tutti coloro che faranno una donazione alla fondazione potranno ricevere una bandana o una foulard di Wow Art con i disegni di Capracali. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Pronto? Sì, ti sentiamo, ti Ah, sentiamo. ok. Quindi scusate se ho interrotto, ma sentivo silenzio di sottofondo e volevo essere sicura che mi sentiste. La collezione si chiama Wow Art for Save the Planet, Sustainable Fashion Art. Abbiamo 7 soggetti che sono stati ovviamente riprodotti in maniera fedele nello scatto fotografico, ma con una rielaborazione fashion attraverso insomma, io lavoro con dei ragazzi giovani che studiano design. Ed è un concetto anche, oltre che attualissimo, no? Il tema del recupero delle fibre, quindi della salvaguardia del pianeta, si unisce anche con la tecnologia di stampa digitale e con un grande mandato, che è quello di impegnarci tutti di più a fare degli acquisti sostenibili. Questa collezione, appunto, sarà lanciata nei prossimi giorni attraverso una campagna social media, e verrà quindi sostanzialmente donata a chi effettua una donazione a Save the Planet o venduta attraverso i canali e-commerce che attiveremo, che sono il sito della Wow Art, i siti di social media di Save the Planet e anche di Luca Bracari. Questo è un po' il progetto. Mi sembra che anche in questo caso l'elemento tecnologico. Sì, allora l'elemento tecnologico funziona sia perché tutta la campagna di promozione del marchio si svolge attraverso canali digitali, cioè non è una boutique tradizionale, è un marchio che nasce grazie alla rete, se vogliamo. Perché io credo molto che l'idea, la creatività che tutti noi possiamo mettere a frutto possa riuscire anche attraverso i canali digitali a svilupparsi in maniera, con un modello diciamo più agile che neanche quello delle boutique tradizionali. La tecnologia poi sta anche nei sistemi di stampa, quindi c'è un doppio aspetto tecnologico: la piattaforma, l'utilizzo dei social e di e-commerce come Amazon per le vendite, e anche la riproduzione attraverso sistemi di stampa digitali, che sono il futuro sostanzialmente. Perfetto, grazie anzi per averci anche Perfetto, raccontato grazie il tuo progetto, volevo un po' sapere da Luisa e poi anche da Cristina, co cosa è successo in questi mesi per voi, cioè le sfide di gestione anche familiare, insomma siamo tutte donne, quindi abbiamo avuto nei 3 mesi di semichiusura o chiusura, è stata più o meno ferrea perché Silvia è in Italia, noi siamo più dislocate in Svizzera, insomma come vi siete riallineate con le vostre attività in un periodo in cui è stato tutto più complicato e tutto più difficile, no? Come spostamenti e come attività tradizionali, diciamo. Siete state agevolate per il fatto che già vendevate online e avevate una vostra presenza sulle piattaforme, diciamo? E poi Luisa. inizio io come preferite. Allora, inizialmente io devo dire non ho trovato nessuna differenza sostanziale da come lavoravo prima a come ho dovuto lavorare in questa contingenza di emergenza sanitaria. Le mie vendite sono prettamente online, quindi il fatto che io spedisca dalla Svizzera, dall'Italia, a me non cambia minimamente. Sono sempre riuscita fortunatamente ad andare in ufficio. Ovviamente in ufficio dovevo lavorare da sola, però fa niente, ci siamo organizzati.
ho lavorato forse anche un po' più da casa rispetto a quanto sono abituata a fare, e avendo la fortuna di avere delle ragazze ormai quasi indipendenti, questa cosa non mi ha scombussolato a livello organizzativo. Se non avessi avuto l'online sarei stata completamente ferma e sicuramente avrei perso mesi di lavoro, ecco, questo sicuramente. Quindi di fatturato, insomma, il di digitale. Fatturato, di contatti, eccetera. Sì, anche perché io ho visto che la gente continuava comunque ad acquistare, certo. Perché essendo a casa molto probabilmente aveva anche più tempo da dedicare alla ricerca del prodotto, quindi ci sono state anzi diverse opportunità anche molto interessanti di sviluppare anche dei prodotti ad hoc per alcune società, ad alcune richieste particolari, questo sicuramente. Anzi. Quindi il fatto di avere tu una presenza già consolidata, no? sulle principali piattaforme, sì, oltre al tuo e-commerce, ti ha consentito una... Di continuare, se non altro, una continuità lavorativa, sì, e anche di tua presenza. Nel tuo caso, Cristina, hai subito degli... Vai. Io l'ho vissuta un pochino come Luisa, cioè sul piano organizzativo, sia per quanto riguarda, diciamo, la mia prima attività professionale, sia per quanto riguarda tutto quello che ruota attorno al blog, l'ho vissuta un po' allo stesso modo, nel senso che erano attività già interamente predisposte per internet, per funzionare in remoto, quindi da quel punto di vista lì non ho notato cambiamento alcuno. Dal punto di vista dei miei prodotti digitali addirittura c'è stato un notevole incremento del 25-30% anche proprio delle vendite dei miei corsi manuali, perché sia perché trattandosi di prodotti digitali, chiaramente in una fase in cui la gente è stata costretta a cessare qualsiasi acquisto esterno, addirittura c'era un periodo in cui neppure Amazon spediva più prodotti fisici, a meno che non fossero prodotti di prima necessità, si è rivolta, diciamo, la gente ancora di più al digitale, e forse questo ha aiutato anche una parte, diciamo, della mia audience a perdere qualche remora nei confronti dei prodotti puramente digitali acquistati direttamente su una piattaforma, quindi senza un intermediario che può essere Amazon o qualcosa di simile da cui acquistare. E quindi ho notato come... È diventata fonte diretta, sei stata più intermediata. È diventata, sì, assolutamente una fonte diretta, e poi soprattutto anche come tematiche, i miei prodotti riguardano soprattutto, diciamo, la gestione del guardaroba, il riordino metodico, il cosiddetto decluttering, ma anche il wellness, diciamo, il benessere personale. Ho notato un incremento perché banalmente moltissime donne, la mia clientela è prettamente femminile, erano a casa, avevano più tempo, erano magari direttamente confrontate, anche chi, non so, amava la moda e lo stile e prima aveva modo di uscire, quindi di coltivarlo anche attraverso lo shopping, ha iniziato magari a guardare un po' quello che già aveva in casa, nel proprio guardaroba, e magari a sviluppare di più la creatività, e lì, diciamo, sono entrati in gioco i miei prodotti, per cui ho notato assolutamente un incremento e appunto anche un abbassamento della soglia che magari tratteneva una parte delle potenziali clienti dall'acquisto di prodotti puramente digitali. Quindi da questo punto di vista io devo dire che per quanto riguarda la mia esperienza è, diciamo, cresciuto tutto di più che in tempi normali. Per cui, diciamo, l'esperienza da questo punto di vista, pur, diciamo, nel momento drammatico che abbiamo vissuto, esatto, sì, è andato, diciamo, tutto per il meglio. Adesso si tratterà di vedere cosa succede mano a mano che la situazione si normalizza, però insomma era già avviata su determinati binari di crescita e di sviluppo, per cui io spero comunque di continuare così. Mi intrometto e faccio una domanda anch'io. Innanzitutto complimenti a tutte, veramente molto interessante sentire le vostre storie che hanno il comune denominatore nella tecnologia, ma in realtà ognuna di voi ha fatto un percorso molto diverso, molto bello, molto importante, quindi complimenti. Mi sembra di capire che più o meno magari salvo Luisa, che parte comunque già da tecnologica e da informatica, per Cristina e per Silvia è stato un imparare lavorando,
che è un po' il trend del momento, quindi impari lavorando e sbagliando si impara e si cresce. In questo momento, appunto, tu Cristina hai detto, io ho avuto più traffico, più acquisti, più interazione con i miei followers, ho lavorato bene e quindi sfatiamo anche un po' il mito della competizione globale, cioè si può riuscire comunque a fare la differenza creando proposte di qualità, una comunicazione seria, fidelizzando attraverso appunto la serietà e la trasparenza nel vendere determinati prodotti, progetti, idee. Quindi non vi ha mai spaventato la competizione con la quale siete messi a confronto, col mondo intero in realtà. Posso? Io per quanto riguarda la mia esperienza personale, che avevo già fatto prima ancora di avere un blog come utente, io penso che quello che conta molto, almeno nel mio settore, è l'individualità. Nel senso che magari una persona può essere non l'unica a trattare determinati temi nei suoi corsi, nei suoi manuali, ma lo farà sempre con un taglio che è personale. E a chi acquista, diciamo, questo tipo di prodotti, spesso piace sentire parlare ripetutamente anche di argomenti simili o dello stesso argomento, ma con tagli e con approcci magari un po' diversi. Per cui finché una persona non cerca di ricalcare, di emulare quello che magari hanno già fatto altri con lo stesso stile, secondo me lo spazio c'è assolutamente e anche diciamo, la competizione è relativa, si relativizza molto nel momento in cui uno ha il coraggio magari di metterci un qualcosa di personale, la propria individualità e anche il proprio approccio personale, per cui magari questo vale per qualsiasi argomento, non solo la moda o lo stile, ci sono prodotti simili tra loro, ma ognuno magari analizza lo stesso argomento, la stessa tematica da punti di vista un po' diversi, per cui secondo me ecco, un argomento contro la concorrenza, diciamo, o gli effetti negativi della concorrenza, oltre a essere senz'altro la qualità, è anche proprio l'individualità, il tocco personale e anche diciamo, l'esperienza magari precedenti che uno può mettere, diciamo, nel trattare, nell'affrontare un certo argomento. Luisa, ti ritrovi anche tu? Tu sei in fondo un'artigiana digitale, no? Assolutamente mi ritrovo tantissimo con l'approccio che ha Cristina, che è anche mio, assolutamente. Io quello che fornisco, al di là che i miei prodotti hanno un che di unico, perché essendo disegnati da me sono facilmente riconoscibili. E devo dire, non esistono perché o li comprano da Zigo Zago o se no non c'è modo di averli. Quello che io, oltre appunto al design, io punto al servizio però, perché essendo prodotti di un certo tipo, fatti con una certa cura, attenzione, diventano, ad esempio, i bavaglini diventano degli accessori per passeggio, sono delle cose belle da mostrare, sono degli accessori che fanno tendenza, fanno moda, sono riconoscibili e oltre alla bellezza che oppure può piacere o non piacere il design del mio articolo meno, io offro veramente un servizio, una confezione, una velocità nella spedizione e questo viene molto apprezzato dai clienti. Quindi, oltre a scegliere un oggetto che gli piace, magari personalizzato con frasi, con nome, il fatto che lo ricevano il giorno dopo può essere anche un plus nella vendita online, perché ricordiamoci che la vendita online deve essere agile, veloce, fatta bene, con qualità, se no alla fine si spegne quel mercato per quel seller, Quindi bisogna coltivare anche il post vendita. E seguire i clienti anche prima nel discorso delle domande, ma posso averlo così? Quindi è una sorta di consulenza, ti senti quasi una commessa virtuale in un certo senso, o anche una consulente, e questo fa la differenza rispetto ad altri venditori. Quindi io cerco di fornire questo servizio e devo dire sono ripagata, Io anche. sono una grande fan e devo dire che una delle mie più care amiche ha avuto una coppia di gemelli, quindi voi capite che non potendo andarli a trovare, io almeno
Un pensiero sono riuscita. Ho visto che è arrivato. Volevo chiedere anche un po' a Silvia questa caratura, no, dell'essere, cioè hai parlato di collezioni che sono insomma con una grande qualità, con una grande attenzione. Quindi c'è questo desiderio da parte dei consumatori, cioè tu lo stai rilevando che pur non avendo una presenza fisica si supplisce comunque anche tramite il virtuale in modo completo, cioè. Assolutamente sì, devo dire che tra l'altro io credo, tornando un po' anche al discorso di prima, che lo smart working in questo momento abbia agevolato chi già aveva già l'innovazione digitale nel sangue, no? Per cui tutte quante noi penso che qui siamo riuscite a uscirne molto tranquillamente perché la tecnologia è uno strumento, un facilitatore che è importantissimo attivare e la... così il rammarico nel constatare che spesso i nostri paesi sono indietro nel agevolare questo tipo di utilizzo di lavoro in smart working. Per quanto riguarda poi il tema che tu affronti sul prodotto di nicchia, sulla bellezza, io come sapete sono una accanita sostenitrice della qualità, del bello e un po' del ricercato e anche del made in Italy, essendo italiana ovviamente. E penso che in questo momento, ancora più che mai, chi riuscirà a ripensare, a rilanciare, a proiettare sul mercato quello che è parte del nostro, della nostra storia, del nostro tessuto, le nostre radici, l'estetica, il bello, la ricerca del dettaglio, la lavorazione, sono tutte cose che, potranno aiutare le nostre economie a riprendersi, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Quindi riuscire a valorizzare quello che è la nostra storia, la nostra peculiarità, di paese e trasferire questo vissuto in un racconto digitale attraverso dei marchi che magari operano digitalmente parlando, ma che riescono a raggiungere centinaia di utenti nel mondo. Quindi, la creatività è un elemento unico. Cioè, che non morirà mai e che sarà l'elemento che ci consentirà di sopravvivere a qualsiasi Covid. Quindi voglio dire, tiriamo fuori le idee perché grazie alle idee noi riusciamo a sopravvivere e soprattutto riusciamo anche a ripensare il modello di produzione. Cioè, è un momento, un grande momento di cambiamento storico, è il momento di ripensare e reinventarsi. Quindi chi di noi sarà in grado di riuscire a reinventarsi anche una professione? Perché sapete benissimo che nel mondo del lavoro, lavoro inteso nel senso tradizionale del termine, completamente è stato sradicato, no? Quindi chi riuscirà a utilizzare la propria individualità, come diceva Cristina, sono d'accordo, le piattaforme, come diceva Luisa, e a tirare fuori un valore aggiunto, riuscirà a sopravvivere più facilmente. Non è tempo di... Aggiungo creatività, coraggio e poi se sono donne con una marcia in più come voi, tanta roba. Siamo il futuro dei nostri paesi. Diciamo che le idee non ci mancano, anzi, No, assolutamente. direi di no, direi che possiamo salutarci dopo questa chiacchierata proprio con questo messaggio super positivo, no? Abbiamo retto anche in un momento molto complicato e non abbiamo avuto flessioni, siamo stati più resilienti di molto altro che abbiamo visto vacillare, no? Nei mesi scorsi. Per la flessibilità che uno ha, se sei flessibile ti adatti e segui un po' anche l'onda, se sei rigido rischi veramente di spezzarti. Quindi questa flessibilità che anche l'online ci consente è stata fondamentale, credo. Però io devo ammettere che l'elemento che più o meno tutte noi, perché qui metto anche me e Cristina dentro, è che non è cambiata moltissimo la nostra vita rispetto a prima, al netto che No. forse potevamo uscire meno, che avevamo più famiglia a casa per più ore, le nostre attività lavorative sono bene o male andate nei binari che per noi erano abituali, no? Già Normalità, sì. con una propensione quindi all'utilizzare a Certo. casa, quindi devo dire che questo elemento mi consola da un lato e penso possa essere un elemento anche interessante
per chi deve ripensare magari alcune sue priorità, ecco, come diceva Silvia, giusto? Anche un differenziale strategico di una democratizzazione che mette anche la donna più in primo piano, perché la donna è abituata a essere versatile, a dover anche gestire l'organizzazione del tempo in maniera più flessibile rispetto all'uomo. Non vorrei fare un discorso femminista, però di fatto la donna deve fare più cose, assolvere più ruoli, e la tecnologia anche in questo momento disarma magari uomini che sono abituati a passare il tempo a fare riunioni, mentre facilita le donne che riescono a trovare soluzioni anche in remoto. Questo secondo me è assolutamente vero e io trovo che non bisogna avere paura delle nuove tecnologie perché soprattutto noi donne, come diceva giustamente Silvia, ma un po' tutti non solo facilitano enormemente la vita, ma servono anche a superare tantissimi piccoli problemi e soprattutto possono fare veramente la differenza, soprattutto in un business che parte dal digitale e poi da lì si sviluppa. Ecco, per cui secondo me chiunque può imparare molte cose al giorno d'oggi, anche le fonti per farlo in parte gratuite, in parte no, ma comunque sono già disponibili sempre online. Quindi anche nel lockdown più nero è possibile imparare qualcosa e formarsi da sole. Ecco, questa è l'esperienza che ho fatto io. Ottimo, io a questo punto vi ringrazio, grazie Luisa, grazie Cristina, Grazie grazie Silvia e grazie ovviamente alla nostra direttrice che è stata con a voi. Sì, noi una anche questo bellissima pomeriggio. chiacchierata che speriamo di continuare attraverso l'evento che avevamo programmato, Donne che ispirano le donne. Oggi chi ascolterà nei prossimi giorni questa intervista sono sicuro che trarrà molta ispirazione da voi, avrà molto piacere incontrarvi di persona. Appena sarà possibile, a donne che ispirano le donne. Naturalmente, diciamo che queste esperienze ci farà piacere condividerle anche Assolutamente, ovviamente quando potremo, assolutamente. giusto? Grazie a tutte e un buon Grazie, proseguimento, buon pomeriggio. grazie. Ciao, buon pomeriggio.